Principio numero 6. Nel territorio nazionale ci può essere una sola associazione di Croce Rossa, aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio nazionale. Principio numero 7. Universalità. Il movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in seno al quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente, è universale. Intanto un saluto e grazie a tutti per essere qua con noi oggi. Questo pomeriggio abbiamo il piacere di inaugurare un nuovo furgone autocarro e una vettura attrezzata al trasporto disabili. Sono due veicoli che ci permettono di sostenere ancora di più le necessità della popolazione in area sociosanitaria e emergenziale. La vettura è un Fiat Doblò, 5 posti, tetto rialzato, attrezzata con sollevatore che permette il carico di una carrozzina per trasporto disabile, mentre il furgone è un Iveco autocarro portata di 12 quintali. Le due mezze sono state acquistate, uno con i fondi accantonati dall'associazione e la vettura con i proventi della lotteria organizzata dal comitato locale e contributo della fondazione della Cassa del Risparmio di Marcia. L'auto sarà dedicata al ricordo di Gianluca Bonanno, sindaco di Porto Sisi. Uomo e amministratore particolarmente vicino alla nostra associazione. Persona attenta alle esigenze del territorio e soprattutto a quelle dei cittadini in difficoltà. Particolarità che rispecchia. Si può benedire anche dopo, sarà benedetto tutti. Perché la benedizione, come sapete, viene dal Padre Eterno che è attento alle cose, anche se lascia che i terremoti certe volte facciano dei disastri incredibili e lascia correre delle morti che non dovevano venire. Comunque, al Signore chiediamo ancora una volta di essere con noi. Noi facciamo la nostra piccola parte. Allora, procediamo con l'inaugurazione a questo punto. Signora Lina, se vuole. Sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, che nella tua multiforme sapienza hai dato all'uomo ingegno e immaginazione per fabbricare nuovi mezzi di trasporto, fa che i conducenti di queste macchine, nei vari percorsi di lavoro e di aiuto, operino sempre con perizia e prudenza, per la sicurezza e l'incolumità di tutti, e avvertano accanto a sé la tua continua presenza, per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione del Signore scenda su questi mezzi e su tutti noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È quello che ci segue sicuramente col pensiero, perché ricordare Gianluca è un bellissimo evento, ricordarlo con un mezzo della Croce Rossa secondo me ne è ancora di più, perché lo vedremo girare, purtroppo girerà anche per cose che non sono belle, ma nel suo caso di mezzo che trasporta i disabili o le persone bisognose di un soccorso o di un aiuto o semplicemente di un trasporto, permetterà di vederlo girare in città in Valsesia, ricordando a tutti semplicemente col fatto di leggerlo il nome di Gianluca Bonanno, e questa è una delle cose estremamente positive. Questo oltre al fatto che la Croce Rossa si impegna con, anche con l'acquisto di questi mezzi, a essere sul territorio, essere vicino a noi, e devo dire che anche noi, vabbè, in piccola parte abbiamo dato un contributo perché questi mezzi venissero acquistati, perché riteniamo che siano la priorità per noi e perché ha bisogno. Quindi grazie alla Croce Rossa, grazie alla famiglia Bonanno, grazie a voi tutti e auguri perché non siano mai da usare troppo per i soccorsi e le cose terribili come quelle di questi giorni. Grazie.
Grazie anche da parte della città di Varallo. Vedo Stefano, vedo il signore Gamonti della fondazione, quindi ringrazio lui per la fondazione che è qua, per quello che hanno dato la Croce Rossa. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa iniziativa. Naturalmente anche la città di Varallo ha collaborato con questa iniziativa e non potevamo mancare. Qui c'è Lina e Fabio, sono diventati parte del nostro territorio, rappresentano Gianluca, quindi quando vedo loro vedo Gianluca, per me è una emozione particolare, quindi grazie per essere sempre presenti e per la forza che dimostrate essendo vicini a noi. Questi mezzi sono in mezzo alla gente, voi tutti li portate per aiutare tutti noi, e quindi il più grande grazie va alla Croce Rossa che continua a credere in queste iniziative, lo fate con uno spirito che è quello che aveva Gianluca, con la sua armata Brancaleone, con i più poveri, con le persone che voleva aiutare sempre e ogni giorno. Quindi davvero il vostro sostegno è un grande sostegno a un progetto grande che era quello del progetto Buonanno. E come diceva lui, viva la Croce Rossa, viva Borgosesia, viva Varallo e viva la Valsesia. Grazie. Sarebbe forse...